E se vi dicessi che creare un look cinematografico non è un problema? Ho sempre pensato fosse impossibile fino a quando il team di The Answer non mi ha contattato e mi ha chiesto di provare il loro plugin. The Answer è un plugin multipiattaforma per l'emulazione della pellicola nel video digitale. In questo video andiamo a vedere l'utilizzo di The Answer in DaVinci Resolve 18, ma è anche disponibile per Final Cut Pro, per Adobe Premiere Pro e per Adobe After Effects. Con The Answer quindi non solo potete emulare la pellicola con tutti i suoi tra virgolette difetti come la grana, le aberrazioni del colore, ma potete anche creare in maniera facile, semplice e veloce un look cinematografico e hollywoodiano nei vostri video. Lo scopo di questo video è quello di darvi un'infarinatura e di dimostrarvi come The Answer sia facile e divertente da utilizzare. La prima cosa da dire è che The Answer è un plugin di finalizzazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che The Answer va alla fine del nostro ciclo lavorativo. Come potete vedere in questo esempio, io ho fatto i primi due nodi in cui ho applicato delle correzioni di base, successivamente due maschere, anche qui con delle correzioni, successivamente ancora ho applicato The Answer e se lo voglio alla fine del mio ciclo lavorativo posso applicare una maschera di contrasto. Se dovete applicare una noise reduction, quindi una riduzione del rumore al vostro girato, una raccomandazione da manuale sarebbe quella di farlo prima di lavorare con The Answer. Quindi come facciamo? Quindi applichiamo la nostra noise reduction, esportiamo i video in un formato più digeribile per il computer, quindi Apple ProRes o il formato Avid, li rimportiamo in un nuovo progetto in cui andiamo a lavorare con The Answer. Questo perché? Perché non vogliamo appesantire il computer con processi che richiedono una grande potenza di calcolo. Una volta pronti i nostri video abbiamo due possibilità per poter lavorare con The Answer. La prima è direttamente dalla timeline. Andiamo nella sezione effetti, alla voce OpenFX, corriamo fino in fondo e qui troviamo il nostro plugin. Lo trasciniamo sul video che ci interessa e qui abbiamo tutti i settaggi relativi al nostro plugin. Adesso lo elimino perché abbiamo una seconda opzione, che è quella che io preferisco, ed è di lavorare direttamente dalla sezione del colore. Quindi entriamo nella sezione del colore, creiamo un secondo nodo, ecco qui, dopodiché apriamo effetti, andiamo giù e troviamo Film Emulation, troviamo il nostro plugin di Answer, lo portiamo nel nodo che ci interessa, eccolo qui, e qui abbiamo tutti i settaggi di The Answer a nostra disposizione. Andiamo a vedere come sono organizzati i settaggi e come influiscono sulla resa finale del colore. Io ho già preparato questa clip con tre nodi. I primi due nodi sono due correzioni di base, due curve. Ho scurito il cielo e ho scurito e contrastato il terreno sottostante, l'ho fatto per mettere in evidenza il mezzo. Vi faccio vedere senza e dopodiché ho preparato un nodo per accogliere The Answer. Andiamo a prendere The Answer nella sezione effetti e lo trasciniamo dentro il nodo con cui vogliamo lavorare. In automatico viene applicato un profilo pellicola che è il Kodak Vision 3 250D e viene applicata in automatico anche la grana. Io andrei a toglierla perché in questo modo possiamo lavorare con un'immagine che è un pochino più nitida. La prima sezione che noi incontriamo dentro The Answer è la sezione input. La sezione input praticamente definisce lo spazio colore che noi intendiamo utilizzare per questa clip. In questo caso questa clip è una Rec 709, quindi ho impostato Rec 709. Se arrivassimo da uno spazio colore differente, come per esempio Asis, potremmo dirgli guarda, utilizza Asis. Se avessimo girato in log, allora avremmo la possibilità di scegliere la macchina con cui abbiamo girato. Io per esempio uso le Sony, quindi abbiamo Sony, la mia macchina è una Alpha 7S3, ok? E alla fine posso scegliere il tipo di profilo con cui ho girato. In questo caso noi abbiamo girato con una 709, quindi ritorno a 709 e siamo a posto. Già in questa sezione input possiamo modificare l'esposizione, come potete vedere la temperatura di colore oppure la tinta. Dopodiché abbiamo Film Developer, che è un'emulazione dello sviluppo fotografico dove possiamo modificare il contrasto, il gamma se vogliamo, la separazione del colore, qua si vede molto poco, oppure la saturazione. Dopodiché abbiamo la sezione Film, che è quella più interessante, il cuore di questo plugin, dove andiamo ad applicare il profilo pellicola. Per esempio possiamo usare un Kodak Portra 800, un Kodak Portra 400, possiamo andare a cercare una pellicola in bianco e nero, Ilford HP5 Plus 400, e abbiamo veramente la possibilità di scegliere tra un'infinità di pellicole differenti. Il plugin è fatto molto bene, potete in maniera intuitiva e veloce andare a modificare il vostro girato. Noi qui stiamo soltanto scalfendo la superficie, ma c'è la possibilità veramente di andare in profondità. Ora andiamo a vedere una sezione molto interessante che è la Color Red. Con questa sezione possiamo intervenire sul colore. Possiamo farlo in maniera generale utilizzando questi slider,
oppure possiamo intervenire in maniera selettiva qua sotto, andando a modificare la dominante, per esempio nelle basse luci, nei medi e nelle alte luci. Questo plugin non ci dà soltanto la possibilità di conferire al nostro girato un look cinematografico, ma ci dà anche la possibilità di emulare la pellicola con tutti i suoi difetti. Per difetti intendo le particolarità della pellicola, come può essere la grana, come può essere l'invecchiamento. Andiamo per esempio a vedere la grana, film grain, attiviamola e qui abbiamo la possibilità di scegliere tra una serie abbastanza nutrita di profili, da 8 mm ISO 50, quindi una grana abbastanza pronunciata, a 65 mm ISO 500, quindi una grana un pochino più fine. Dopodiché abbiamo film damage, quindi invecchiamento della pellicola. Anche qua possiamo scegliere tra una serie di profili, 8 mm super 8 dovrebbe essere quello più pronunciato. Ne abbiamo alcuni, come potete vedere, e possiamo addirittura scegliere di customizzare, e abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di personalizzare il danno alla pellicola. Dopodiché abbiamo la vignettatura, che appunto ci permette di conferire un ulteriore aspetto vintage al nostro girato. Quindi semplice e intuitivo da utilizzare, ma con la possibilità di personalizzare quasi tutti i settaggi. Per concludere questa panoramica abbiamo la sezione monitor, che ci permette di capire se siamo sovraesposti utilizzando clipping indication, oppure possiamo utilizzare false color per capire in che modo siamo posizionati a livello di esposizione. Successivamente troviamo output, che ci permette di regolare l'intensità del plugin stesso, e successivamente ancora troviamo la generator, che ci permette di esportare tutti i nostri settaggi in una curva LUT. Come avete visto in questa panoramica, il plugin è fatto molto molto bene. È un plugin costoso, è vero, costa $449, ma il team di Dancer ha messo a mia disposizione, o meglio a vostra disposizione, un codice sconto MANU che potete utilizzare alla cassa per ottenere un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale. Nel prezzo finale sono comprese due postazioni e tre sistemi operativi: Linux, Macintosh e Windows. Esiste inoltre un'applicazione per iPad e per iPhone che andrò a provare nel prossimo futuro e di cui vi lascio il link in descrizione. Tutti i link relativi a Dancer li lascio in descrizione, così potete dare un'occhiata. Come avete visto, Dancer può essere utilizzato come unico strumento per colorare i vostri video e in pochi click potete conferire al vostro girato un look cinematografico e hollywoodiano. Dimenticavo che potete andare sul sito di Dancer e scaricare gratuitamente una versione di prova di 2 settimane. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete lasciarmi un like o iscrivervi al canale mi farebbe molto piacere. Noi ci vediamo al prossimo video.